presente è un istante che vede passare un uomo lentamente teso nel gesto dell'esistenza. Questo uomo non sono io. Purtroppo, forse, non siete neanche voi. Non è nessuno che conosca, nemmeno di vista. Figuriamoci una presentazione. Questo uomo è grandissimo, enorme, un gigante. E lo si vedrebbe anche oltre una montagna. Questo uomo è il più grande uomo che si sia mai visto e pare, da come si guarda intorno, pare che ce ne siano altri da qualche parte. Sebbene apparentemente non si noti, perché a vederlo si direbbe solo un gigantesco signore enorme, sotto la pelle di quest'uomo non ci sono ossa o muscoli a ricoprire un cuore o un fegato. Dentro a quest'uomo, credetemi, è sistemato l'universo. Oltre al buio che egli porta dentro c'è del blu, del viola, del nero. Tra le stelle e i pianeti che ci galleggiano crea il suo spazio l'infinito. Sotto la spessa pelle di questo signore enorme nascono quindi i giorni e le notti, ogni forma di vita e tutto lo spazio libero che si immagina, gli sterminati tramonti, i mari di luce, le stelle che scappano. A guardarci bene, dentro quest'uomo cresce tutto quello che sappiamo. La malattia che annienta questo corpo tondo è un virus infestante, sotto forma di minuscoli ometti e donnette che sopra ci hanno fatto la tana. Si sono dati anche un nome per distinguersi dagli altri mali. Insieme si fanno chiamare esseri umani. Lentamente questa malattia ha scavato, si è adattata ai cambiamenti, alle catastrofi, alla storia, alle idee. Ha prosperato dentro al grande uomo ed è ormai pronta a contaminare altre vite sane. Questo è un posto scivoloso dove sopravvive chi non spera, dove il coraggio serve a sbagliare e la paura è per quel che sapeva. E poi, ricco o povero, non importa maschio o femmina, neppure se sei buono o cattivo, benvenuto comunque all'aria aperta, figlio del destino. Sono ciò che non sono stato, nel senso che la negazione mi rappresenta.
nell'acqua senza cerchi. Le mie parole portano appena fiato, nascono in un posto senza regole che sfida qualsiasi significato, dirette verso un orizzonte breve che va all'ingiù. Sono colui che annuisce col solo intento di non scomparire, perché l'umanità è così. Sorpresa a immaginarsi viva mentre precipita nel baratro, sorpresa a sentirsi viva mentre distrugge tutto, convinta di essere bella mentre fa il malora, convinta che esisterà ancora dopo aver chiuso gli occhi, spinta ad andare avanti dopo che il tempo è finito, e poi per forza, per bisogno ancora di tornare, non bastasse, per finire dove tutto è cominciato, sotto un tetto, nel suo letto. Restate spesso nudi, mi raccomando, pulitevi gli occhi prima dei salti più lunghi e consolate chi piange, mantenete viva la divinità che è dentro di voi, siate felici le notti, svegli fino a tardi e non perdete tempo a rigare dritto, perché dritto non si finisce mai dove si vuole andare e la delusione fa piovere tutti i giorni e poi gli ombrelli vi perdono, ma date sempre riparo ai diseredati e una seconda opportunità a chiunque. Non abbiate paura di essere lenti perché la strada sarà lunga, superate le bugie e la vergogna con la gioia e ricordate che domani mattina dovrete ricominciare, perché non è tutto così buio come sembra, il mondo può essere certo molto brutto, ma la vita è sicuramente più bella di voi, quindi mantenete la calma, tenete il cuore ben stretto in mano, ovunque ve lo siate trovati, ridete, piangete e andate avanti.